Incidente questa mattina in Viale Tirreno davanti alla Caccin Galilei, coinvolti uno scooter e una bicicletta. Ci hanno riferito che a bordo dello scooter viaggiava una donna mentre in sella alla bicicletta stava viaggiando un uomo. Sono giunte in soccorso due ambulanze che hanno prestato le prime cure e hanno trasportato i due malcapitati al nosocomio di Chioggia. Le due persone sono giunte in ospedale in buone condizioni, tutto sommato. Successivamente saranno sottoposte a ulteriori controlli e approfondimenti. Disagi per il traffico che per le vetture in uscita da Via del Boschetto è stato deviato verso strada Madonna Marina, mentre coloro che stavano transitando in Viale Tirreno hanno dovuto svoltare per via Marco Polo. Alla guida di qualsiasi veicolo serve sempre la massima prudenza, non sarà questo il caso, ma il rispetto dei limiti di velocità è essenziale, come il rispetto delle distanze di sicurezza e l'evitare le distrazioni o di mettersi alla guida dopo aver bevuto o dopo aver preso altre sostanze che possono alterare la percezione dei sensi. Per i ragazzi vale sempre la raccomandazione del primo cittadino di accendere le lucine della bici quando ci si muove col buio. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.